Gilberto Chesterton, un noto e acuto scrittore inglese, nel 1930 si esprimeva così: se nel mondo ci fosse un po' di più di comprensione, se ci fosse un po' di più di pazienza, un po' di più di gioia e di umiltà, voi non potete immaginare come si starebbe bene su questa terra. Aveva ragione. Noi potremmo parafrasare ancora questa frase di Chesterton e dire: se nel mondo ci fosse un po' di più di Spirito Santo, sarebbe una festa vivere già in questa terra. Dio ha messo in questo mondo già tutti gli ingredienti affinché noi siamo felici. Purtroppo non riusciamo a far funzionare la vita del mondo perché il nostro cuore è diventato cattivo. È dentro di noi la radice dell'infelicità. Ma se apriamo uno spiraglio, anche solo uno spiraglio, al vento dello Spirito Santo, come cambia il mondo? In certe famiglie basterebbe un pizzico di umiltà e sarebbero tutti più contenti. In certe comunità basterebbe un pizzico di Spirito Santo e sarebbe una festa. Anche nei paesi basterebbe che il soffio dello Spirito lambisse soltanto i cuori degli uomini e ci si sveglierebbe contenti e ci si addormenterebbe ancora più contenti. Madre Teresa disse: il mondo di oggi è diventato freddo, è malato di indifferenza, manca l'amore, cioè manca lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non si può sostituire con nessun surrogato. Ma chi è lo Spirito Santo? È la domanda formidabile che ci facciamo stasera. Chi è lo Spirito Santo? Noi usiamo per rispondere la via della Bibbia, cioè la via del paragone. Lo Spirito Santo è come? È una via che usiamo un po' tutti. Quante volte anche noi per spiegarci abbiamo detto: ecco, cerco di farmi capire, è come? Ricordo quando ero bambino, io non ho mai visto il mare. Eravamo piuttosto lontani dal mare, il mio paese si trovava nelle colline toscane. E io in tutti gli anni della scuola elementare avevo un grande desiderio di vedere il mare. E ricordo che lo chiese alla mia mamma: mamma, com'è fatto il mare? Non era facile spiegarsi. Noi avevamo un piccolo invaso che alimentava una centrale elettrica nel mio paese. E la mamma prese quell'immagine, è come l'agora, mi disse, però più grande, più grande, più grande, tanto più grande. E io immaginavo il mare, seguendo l'immagine della mamma. Così fa la Bibbia. Quando parla lo Spirito Santo, dice: lo Spirito Santo è come il vento. È la prima immagine che usa la Bibbia. Abbiamo sentito il racconto della Pentecoste. Stavano nel cenacolo e sentirono un rombo, l'abbiamo sentito anche noi tante volte quando arriva all'improvviso il vento, un rombo come di vento gagliardo che si abbatte su tutta la casa. Lo Spirito Santo si presenta così, come il vento. Anche quando Gesù apparve agli apostoli il giorno di Pasqua, si presentò così, fece vedere le ferite e poi alitò. Mandò il vento del suo alito su di loro e disse: pace a voi, ricevete lo Spirito Santo. Ancora una volta il richiamo del vento diventa un richiamo per capire lo Spirito Santo. In ebraico il nome per indicare lo Spirito Santo è Ruach, che vuol dire alito, vento, soffio. In greco viene tradotto pneuma. In latino spiritus, in italiano spirito, vento, soffio. Perché questo simbolo del vento è congeniale allo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è come il vento
perché è la massima espressione della libertà. Pensate quanto è libero il vento. Il vento va in tutte le direzioni, soffia in tutte le direzioni. Anche lo Spirito Santo ha la libertà del vento, ma attenti, non la libertà del capriccio. Il capriccio non è libertà, è capriccio appunto, è schiavitù. Lo Spirito Santo ha la libertà del dono. Lo Spirito è un puro donarsi, senza pregiudizi. Noi quando facciamo qualcosa abbiamo tutti qualche pregiudizio. Beh, vediamo, ci penserò, non so se quello merita. No, non fa così lo Spirito Santo. Soffia in tutte le direzioni, spira in tutte le direzioni, è libero. È libero perché non ha pregiudizi, è puro amore, puro amore. È qualche cosa di stupendo, di magnifico. San Tommaso d'Aquino un giorno uscì in questa espressione: qualsiasi verità, se è verità, da chiunque viene detta, viene dallo Spirito Santo. Ma quello è un poverino, ha poca intelligenza, ha detto una verità, è stato il soffio dello Spirito Santo. Ma quella è una persona perversa, ha detto la verità, in quel momento è stato toccato dallo Spirito Santo. Ogni verità, dice San Tommaso, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo, e lo Spirito è libero, soffia in tutte le direzioni. È stupendo tutto questo. Ma lo Spirito è come il vento, perché lo Spirito Santo ama l'umiltà. Il vento non soffia se non c'è una depressione. Quando c'è alta pressione, tutto è fermo, tutto è stagnante. Ci vuole la depressione perché si scateni il vento. Lo Spirito Santo è come il vento perché va dove c'è umiltà, spira dove c'è umiltà. Nel libro di Isaia, proprio nell'ultimo capitolo, nel capitolo 66, ci sono alcune parole che varrebbe la pena di meditare spesso. È Dio stesso che parla, il discorso è in prima persona, è Dio che si interroga e si domanda: ma quale casa mi possono fare gli uomini? Il mondo è mio, il cielo l'ho fatto io, la terra è mia, cosa mi possono dare gli uomini? Quale casa mi possono fare? E Dio stesso risponde a se stesso e dice: su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile. Sull'umile. Dove c'è orgoglio, lo spirito non riesce ad entrare. Soffia, tenta di buttare a terra per quanto può, perché lo spirito rispetta la libertà, perché è libertà. Ma non entra se non c'è umiltà. Questo ricordiamolo bene, perché è fondamentale. I padri della Chiesa, quando parlavano del mistero di Maria, dicevano: è piaciuta a Dio per la sua umiltà. E lei stessa, con grande candore, nel Magnificat esclama: ha guardato l'umiltà, la piccolezza della sua serva. Maria lo sa che è proprio la sua piccolezza la sua grandezza. È il suo essere niente il motivo della sua grandezza. È il fatto che è piccola il motivo per cui Dio la ama. Dio soffia dove c'è l'umiltà. Una seconda immagine molto bella, usata dalla Bibbia. Lo Spirito Santo è come il fuoco. È un'altra immagine, si capisce? Ma vedrete che alla fine, attraverso queste immagini, diventerà chiaro per noi, per quanto è possibile, a delle povere creature, il mistero dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste, gli apostoli sentirono un forte vento e poi videro delle lingue come di fuoco che si posavano su ciascuno dei presenti. Lo Spirito è come il fuoco. Perché? Quale rapporto di affinità c'è tra lo Spirito Santo e il fuoco? Il fuoco illumina, fa vedere. Provate ad immaginare di entrare nella Cappella Sistina. Penso che molti di voi l'abbiano visitata, alcuni di voi l'avranno vista perlomeno in riproduzione, forse avrete visto riprodotto il celebre Giudizio di Michelangelo, qualcosa di stupendo. Ma se voi andate nella Cappella Sistina in piena notte,
anche se siete con il naso attaccato al giudizio di Michelangelo, non lo vedete. Avete il capolavoro davanti, ma non lo vedete, non ve ne accorgete. Ci vuole la luce. Senza la luce possiamo essere anche davanti alle cose più belle, ma non ci entrano negli occhi. Lo Spirito Santo è luce, illumina. Non si riesce a vedere il valore delle cose. Tanta gente non riesce a vedere le cose belle del mondo perché non è aperta allo Spirito Santo. Anche il mistero di Gesù non si può capire, non si può percepire se non siamo illuminati dallo Spirito Santo. San Paolo scrive: nessuno può dire Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo. Ci vuole la luce dello Spirito Santo. Quando noi abbiamo dei momenti di fede intensa, è la luce dello Spirito che ci entra dentro. Quando noi abbiamo dei momenti di serenità forte, autentica, è lo Spirito che ci entra dentro. Quando noi sentiamo l'amore vero, sincero, puro, è lo Spirito che ci entra dentro, è il fuoco dello Spirito. Lo Spirito Santo è come il fuoco, perché il fuoco plasma, scioglie. Io ricordo quando ero ragazzo, mi incantavo davanti al fabbro. Ne avevo uno proprio sulla strada che portava la bottega di falegname del mio babbo. Quante volte mi sono fermato da ragazzo a guardarlo mentre forgiava il ferro. Il ferro che diventava incandescente e il fabbro lo piegava, lo lavorava, lo preparava, lo modellava come voleva. Lo Spirito Santo è come il fuoco, plasma, trasforma, modella. Pensate, tocca un uomo, un seminomade, come Abramo, il fuoco. Abramo diventa il padre dei credenti. Lambisce un pastorello come Davide e Davide diventa un grande re. Si posa su un'umile fanciulla di Nazareth, lo Spirito Santo scenderà su di te e Maria diventa la culla del Figlio di Dio fatto uomo. Lo Spirito tocca il cuore di un persecutore, Saulo, e Saulo diventa un grande apostolo. Lo Spirito tocca un grande peccatore, Agostino di Ippona, e Agostino diventa un grande santo. Lo Spirito tocca un cappellano di corte, come era Don Vincenzo de Paoli, e diventa un grande santo, San Vincenzo de Paoli. Lo Spirito Santo è come il fuoco, modella, trasforma, forgia. Ma il fuoco è anche gioia. San Francesco dice: è giocondo il fuoco. La luce è bella, il buio è triste. Per questo lo Spirito Santo è sinonimo di gioia. Ed è come il fuoco perché porta la gioia. È lo Spirito Consolatore, cioè la massima espressione della consolazione che viene da Dio. Dove c'è lo Spirito Santo c'è la pace. Dove c'è lo Spirito Santo c'è la gioia. Ecco perché Gesù, quando dà lo Spirito Santo, dice: pace a voi, gioia a voi, contentezza a voi. E alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. San Paolo, nella lettera ai Galati, arriva a dire così: il frutto, notate, al singolare, il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, esplosione di gioia. Dove ci sono musi lunghi, non c'è Spirito Santo. Dove c'è tristezza, inquietudine, rabbia, non c'è Spirito Santo. Dove c'è Spirito Santo c'è gioia, c'è letizia, c'è serenità, perché c'è umiltà. E l'umiltà è sempre la terra dove fiorisce la gioia. Lo Spirito Santo è come l'acqua. Un'altra immagine: vento, fuoco, acqua. Ma immagini che piano piano ci introducono lentamente nel mistero dello Spirito e ce lo rendono un mistero affascinante, un mistero bello. Gesù stesso dirà: chi crede in me,
avrà una sorgente d'acqua dentro di sé che gli uscirà fuori. E nota San Giovanni, parlava dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è come l'acqua? San Francesco d'Assisi, quando parla dell'acqua, si esprime così: è molto utile, è umile, preziosa e casta. Ogni aggettivo è una perla e ci aiuta a capire perché lo Spirito Santo è come l'acqua. L'acqua è molto utile e preziosa. Dove c'è deserto, manca acqua. Portate un po' di acqua e il deserto fiorisce, e il deserto diventa oasi. Lo Spirito Santo è prezioso. Quando manca lo Spirito Santo, c'è la morte, c'è deserto, deserto interiore. Senza lo Spirito Santo, tutto muore. Una persona senza Spirito Santo è veramente morta. Ma lo Spirito Santo è prezioso come l'acqua, ma è anche umile come l'acqua. Notate, l'acqua scorre in basso e generalmente scorre silenziosa. Si dice anche silenzioso come l'acqua. L'acqua cammina, cammina lentamente e tende al basso. La gettate in alto nelle fontane e l'acqua ritorna in basso. L'acqua ama il punto basso. L'acqua è umile. Anche lo Spirito Santo è l'umiltà stessa di Dio. L'umiltà stessa di Dio. Per questo il profeta Sofonia, quando parla degli ultimi tempi della storia, dice così: in quel giorno io toglierò di mezzo tutti i millantatori, tutti i superbi, e lascerò per me un popolo di poveri e di umili. Vogliamo appartenere a quel popolo? C'è soltanto una tessera d'ingresso: l'umiltà. Lo Spirito Santo è umile come l'acqua, ma l'acqua, notatelo, è anche casta. Quando l'acqua, a motivo delle piogge, si riempie di fango, sembra che l'acqua soffra, scorre, scorre, scorre e lentamente lascia depositare il fango e ritorna ad essere pulita, ritorna ad essere limpida. Mettete acqua torbida anche in una bacinella. Dopo poche ore il fango si è depositato, l'acqua ritorna ad essere pulita, l'acqua è casta. Anche lo Spirito Santo non sopporta lo sporco, non sopporta l'inquinamento del peccato. Scrive San Paolo: vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste due cose si oppongono a vicenda. Lo Spirito non sopporta lo sporco e smaschera il peccato, lotta per liberare e per purificare. Lo Spirito Santo è un tenace lottatore contro il fango delle anime. L'onda di corruzione. Pensate soltanto al fenomeno della prostituzione che ha raggiunto dei livelli stomachevoli. Quando talvolta mi passa di capitare per strade delle città, io mi vergogno sinceramente di questa umanità. Lo Spirito Santo certamente non riesce a lambire quelle coscienze. E quanta tristezza quando manca lo Spirito. Non vi illudete, fratelli e sorelle, lo sporco è sempre sporco, non darà mai gioia a nessuno. Lo Spirito Santo è casto e ama la pulizia, la limpidezza, il candore. E la firma dello Spirito Santo è la contentezza che provano le anime pulite, le anime limpide. Ultima immagine. Lo Spirito Santo è come una colomba.
Fin dalle prime righe della Bibbia si dice che lo Spirito Santo aleggiava sulle acque. Sembrava che le abbracciasse. Ancora nella Bibbia, quando termina il diluvio, una colomba annuncia la fine del diluvio e porta un ramoscello di ulivo, la pace. Nel battesimo di Gesù, alle acque del Giordano, lo Spirito Santo si manifesta sotto il simbolo della colomba. Dice l'Evangelista Matteo, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Perché la colomba? Questo simbolo raccoglie tutti i simboli. La colomba è il simbolo dell'amore. Nel Cantico dei Cantici, la sposa viene paragonata ad una colomba. I tuoi occhi sono come colomba, è scritto. Unica è la mia colomba, la mia perfetta. O mia colomba, sempre nel Cantico dei Cantici, che stai nelle fenditure della roccia, mostrami il tuo viso. Il simbolo della colomba ci svela che lo Spirito Santo è amore persona. In Dio l'amore è così forte, in Dio l'amore è così dirompente, in Dio l'amore è davvero infinito al punto tale che è una persona, la persona amore, la persona dono. In Dio il donarsi è una persona, è lo Spirito Santo, è un mistero di una bellezza straordinaria. San Bernardo, quando voleva far capire chi è lo Spirito Santo, si esprimeva così. Se noi immaginiamo il Padre che bacia il Figlio e il Figlio che riceve il bacio del Padre, possiamo dire che lo Spirito Santo è il bacio di Dio. Un'immagine bellissima e castissima. È l'amore di Dio, è il bacio di Dio, è il donarsi stesso di Dio. In Dio c'è un'esplosione di amore. Dicono che il sole, questo ci dicono gli scienziati, sia una continua esplosione e nell'esplosione manda calore. Anche Dio è come un sole dove c'è un'esplosione di amore e questa esplosione di amore è lo Spirito Santo, il donarsi di Dio. Per questo tutto ciò che Dio fa, lo fa nello Spirito Santo. Perché Dio non ha altra azione all'infuori del donarsi, per questo Dio agisce sempre nello Spirito Santo. Capite allora perché la Chiesa difende fino ai denti il concetto autentico dell'amore. Perché difendendo l'amore difende Dio. E quando si infanga l'amore si infanga Dio. Sigmund Freud, in un'opera molto cattiva, dal titolo Avvenire di un'illusione, è una delle opere più cattive che abbia scritto proprio contro la religione. Freud dice così in quell'opera, ascoltate bene, l'uomo, dice lui, non è del tutto privo di risorse, siamo d'accordo, ma lui arriva a dire, se distoglierà dall'aldilà le sue speranze e concentrerà sulla vita terrena tutte le forze rese così disponibili, egli riuscirà probabilmente a rendere la vita sopportabile per tutti e la civiltà non più oppressiva per alcuno. La storia ha dimostrato che è vero tutto il contrario. Meno l'uomo pensa al cielo e più la terra diventa un inferno. Perché il cielo è l'abitazione stessa dell'amore. Il cielo non è un'alienazione. Il cielo è Dio e Dio è amore.
più noi penseremo al cielo, più noi ci lasceremo contagiare dal cielo, più noi saremo abitati dall'amore e più la terra diventerà una terra abitabile. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Vorrei concludere con un episodio molto bello, preso dalla vita di Benedetta Bianchi Porro. Proprio il giorno in cui è morta, la mattina in cui è morta, il 23 gennaio del 1964, Benedetta ebbe un ultimo dialogo con la mamma. La mamma era lì vicina al suo letto, la seguiva momento per momento e forse quasi percepiva che Benedetta stava per lasciarla. Benedetta mandò alcuni segnali. Disse alla mamma: «Mamma, epoca, muoio, digli, gli voglio bene». Era un pensiero, un ultimo pensiero ad uno studente di medicina disperato, natalino, al quale lei aveva scritto, rivolgendogli parole di una bellezza sconfinata. Lo ricorda mentre muore. Poi dice alla mamma, quasi sussurrando: «Mamma, ricordi la leggenda?» E la mamma non capì. Poi Benedetta morì, e morì pronunciando la parola grazie. Alla mamma rimase questo chiodo fisso. Cos'è questa leggenda? Mamma, ricordi la leggenda? Poi dopo diversi giorni la mamma ricordò che Benedetta amava molto questa leggenda. E ve la leggo. È una leggenda composta da Tagore, un'anima meravigliosamente religiosa. Tagore scrive: «Ero andato mendicando di uscio in uscio lungo il sentiero del villaggio, quando in lontananza apparve, o re, il tuo aureo cocchio come un segno meraviglioso. Io mi domandai: chi sarà questo re di tutti i re? Crebbero le mie speranze e pensai che i miei giorni tristi sarebbero finiti. Stetti ad attendere che l'elemosina mi fosse data senza che la chiedessi e che le ricchezze venissero sparse ovunque nella polvere. Il cocchio mi si fermò accanto. Il tuo sguardo, o re, cadde su di me e scendesti con un sorriso. Sentivo che era giunto finalmente il momento supremo della mia vita. Ma tu, ad un tratto, mi stendesti la mano, dicendomi: hai qualcosa da darmi? Ah, qual gesto regale fu quello, di stendere la tua palma per chiedere a un povero. Confuso ed esitante, io tirai fuori lentamente dalla mia povera bisaccia un chicco di grano e te lo diedi. Ma quale non fu la mia sorpresa quando, sul finire del giorno, vuotai per terra la mia bisaccia e trovai nello scarso mucchietto un granellino d'oro. Piansi amaramente per non avere avuto il cuore di darti tutto quello che possedevo. È nostro non ciò che teniamo, ma ciò che doniamo, perché Dio è amore, perché lo Spirito Santo è la festa di Dio e può diventare la nostra festa soltanto se ci mettiamo sulla lunghezza d'onda del dono. Basta provare, sapete, basta provare per capire che questa è la verità.